È il portale più antico della cattedrale, quindi risale tra il 1325 e il 1327, fu commissionato dall'allora vescovo Guido Tarlati e era davvero la porta di accesso più importante dalla quale poi i pellegrini accedevano alla cattedrale per poi portare il loro omaggio, la loro preghiera all'Arca di San Donato. È chiamata la porta di Mezzogiorno. Di quelle d'accesso alla cattedrale è quella con più secoli sulle spalle. A 700 anni dalla sua edificazione, in questi giorni è iniziato il restauro. È costituita da un materiale molto fragile, che è il nostro materiale locale, quindi la pietra arenaria. Capite che gli agenti atmosferici, il tempo, chiaramente il passare del tempo, il trascorrere del tempo, stavano compromettendo del tutto quelle che sono le decorazioni. Un lavoro autorizzato e seguito sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza. Era necessario dover intervenire e nello stesso tempo è un intervento importante perché è un dono alla comunità, è un dono alla cattedrale, alla diocesi, ma a tutta la comunità cittadina che è attenta alla dimensione culturale e artistica dei nostri beni. Il portale in arenaria è situato sul lato sud della cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Nei pilastri frontali, sia inferiori che superiori, sono scolpite in basso rilievo, oggi purtroppo in forte stato di degrado, le allegorie dei vizi e delle virtù. Sopra il gruppo di figure realizzate in stucco in malta di coccio pesto. A grandezza naturale, due angeli che reggono il drappo alla figura centrale, la Madonna del Latte. Non sono delle semplici decorazioni, ma appunto erano un messaggio specifico che veniva appunto rivolto al fedele prima di varcare lo spazio sacro, quasi un monito, no? Quindi il fedele doveva in qualche modo capire da queste immagini che attraverso, appunto percorrendo giustamente la strada delle virtù, quindi si poteva arrivare a una salvezza, mentre poi i vizi ti avrebbero portato alla perdizione. Grazie a questo restauro, che è sponsorizzato da ANCOS APS in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo, possiamo finalmente, diciamo, bloccare, arrestare questo degrado e recuperare quanto ancora è rimasto. A questo poi verrà comunque unito l'intervento anche del restauro proprio del portone ligneo, questo grazie al sponsor, il gruppo Graziella, e effettuato dalla ditta di restauro di Marco Santi.